Allo stesso modo, infatti, un uomo in procinto di partire chiamò i propri servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo le proprie capacità. Poi partì. Senza perdere tempo, quello che aveva ricevuto 5 talenti andò a trafficarli e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo, quello che aveva ricevuto 2 talenti ne guadagnò anche gli altri 2. Ma quello che ne aveva ricevuto 1 solo andò a scavare nella terra una fossa e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo viene il padrone di quei servi e li chiama al rendiconto. Si presentò quello che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: «Signore, mi desti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5». Gli disse il padrone: «Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, entra nel gaudio del tuo signore». Si presentò poi quello dei 2 talenti e disse: «Signore, mi desti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2». Gli disse il padrone: «Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, entra nel gaudio del tuo signore». Infine si presentò anche quello che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: «Signore, sapevo che tu sei un uomo severo, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Per questo ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco, prendi ciò che è tuo». Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e infingardo, sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Per questo avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri, in modo che al mio ritorno avrei potuto ritirare il mio con l'interesse. Perciò toglietegli il talento e datelo a quello che ne ha 10. Infatti a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo infingardo, gettatelo nelle tenebre esteriori. Là sarà pianto e stridore di denti».